Come fronteggiare i cambiamenti climatici? È stato questo il focus del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio all'Auditorium Petruzzi di Pescara, organizzato dall'Ordine degli Architetti con la partecipazione del Consiglio Nazionale di Categoria e il contributo del Consorzio Isea Innovazione e Sviluppo Edilizia e Ambiente, il supporto della Fondazione Architetti Chieti Pescara e il patrocinio di ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ANCI Associazione Nazionale Costruttori Edili e Comune di Pescara. Partendo dalle evidenze scientifiche che indicano un sempre maggiore impatto economico e sociale dei mutamenti climatici a livello globale, si sono analizzate le ricerche e le buone pratiche di diverse città europee che stanno concretamente affrontando la questione e realizzando piani di intervento e singole azioni per rendere l'ambiente urbano più resiliente. Bisogna affrontare questo problema, bisogna essere preparati come professionisti per avere gli strumenti adatti per pianificare, progettare spazi ed edifici che siano climate proof, cioè a prova di cambiamenti climatici. Il tema della sostenibilità è un tema molto 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 importante e noi scontiamo ancora un gap negativo dove non c'è la cultura per fare sostenibilità. Se noi pensiamo che soltanto l'involucro edilizia inquina per il 40% di CO2 immessa in atmosfera, capiamo subito l'importanza di questo tema. L'evento ha visto il contributo di professionisti nazionali e di studi di architettura europei per confrontarsi anche sul ruolo dell'architetto nel progettare l'adattamento ai mutamenti in corso. Finora abbiamo lavorato, diciamo, in fase preventiva, abbiamo cercato di costruire edifici efficienti dal punto di vista energetico, con piani di mobilità abbiamo cercato di incentivare il trasporto pubblico. Ora però dobbiamo pensare che per il futuro dovremo progettare spazi, edifici che in qualche modo si adattino al fatto che il clima non sarà più quello che siamo abituati a conoscere, ma che cambierà nel corso del tempo e che fenomeni anche importanti possano arrivare da un momento all'altro. L'approccio è sempre lo stesso, ma naturalmente viene arricchito dalle problematiche attuali e dai concetti che man mano vengono adattati dai contesti differenti in ogni caso. Solo in questo modo credo che un progetto possa essere sostenibile al di là della sostenibilità climatica, ma in ogni senso.